Hi to all the listeners of Radio Libre and for all those watching this. Siamo qui nella corte del comune di Pistoia con un gruppo di bravi e bei ragazzi che si sono appena esibiti e hanno preparato la serata per il concerto di Steve Hackett. Sono i, lo leggo perché è un po' difficile, Preda Rubia, sbaglio, perfetto, nome particolarissimo. Se mi spiegate il significato, come mai questo nome? Lo abbiamo rubato alle pagine di Salvatore Niffoi, perché è un luogo dei suoi romanzi, anche reale, della Barbagia. Ci piaceva questo suono corsaro che portava dentro. Poi lo abbiamo rubato fino a un certo punto, perché poi Salvatore ha sentito Rip, il primo brano in radio, ha riconosciuto l'omaggio ai suoi scritti e si è messo in contatto con noi, felice della citazione, felice che quel nome avesse ispirato la nostra musica. Benissimo, voi siete una band toscana, non vi ho chiesto i vostri nomi, vi passo il microfono, vi presentate. Te sei? Massimo Triti, chitarra. Giuseppe Bocai, la voce. Mori Luca, bassista. Zivago Anchesi, batteria. Benissimo, allora dicevo, una band toscana, a differenza delle altre che si sono esibite per adesso sul palco del Festival Blues 2018, però con una nota scozzese. Come mai? Spiegate questa curiosità. È lui responsabile. Io sono nato in Scozia. Sì, i miei toscani, di dove stiamo adesso, da Garfagnana, sono emigrati in Scozia per lavoro molti anni fa e sono nato lì. È per questo che usate l'inglese o c'è anche qualche altra motivazione? Allora, non è stata una scelta vera e propria, nel senso che quando ho iniziato a scrivere sono venute in inglese le canzoni, però è vero che è la lingua... Forse che conosco meno dell'italiano, ovviamente, però è quella che ho imparato da bambino, per cui forse riesco a recuperare quella intimità che si ha da bambini. Certo, poi c'è un tono forse più europeo che serve, insomma, in questi casi. I vostri successi, diciamo così, i vostri album, quali sono? Beh, il nostro primo album è uscito l'8 settembre, del Summer Boulevard, e da lì abbiamo estratto i primi 3 singoli che sono Rip, appunto, One Day e l'ultimo che è Girl Name Hope. L'emozione di aprire il concerto a Steve Hackett, le sensazioni del blues Pistoia, ci potete raccontare, parla solo lui o c'è qualcun altro che ha voglia di dire qualcosa? Perché vedo che te sei lì pronto, anch'io. No, l'emozione è stata forte, diciamo che almeno io mi sono sciolto un po' piano piano e quando sono arrivato in fondo proprio me la stavo godendo, avrei continuato volentieri in realtà. Peccato è durata poco, insomma. Sì, esatto. Vabbè, ci sarà un'altra occasione, magari su un palco, se non bello come questo, diciamo quasi, perché il palco del Pistoia Blues è bellissimo, è veramente eccezionale. Un gran suono. Benissimo. I vostri prossimi esibizioni, i vostri prossimi concerti, ritorno a lui che mi guarda e dice io. No, le stiamo programmando, ci sono alcune cose in ballo che stiamo definendo. Siccome come sempre manca l'ufficialità, ancora non le diciamo, però comunque suoneremo a breve. Però i contatti, per chi volesse invece avere informazioni maggiori, me li dici? Certo, ci possono trovare su Facebook, è facile che Preda Rubia ci siamo solo noi, attraverso la nostra pagina web www.predarubia.com, in tutte le piattaforme basta scrivere Preda Rubia e ci trovano, per cui è facile. Benissimo ragazzi, voi che non avete parlato volete aggiungere qualcosa? Una domanda che hanno fatto, vi ispirate a quali musicisti, a quali artisti? Dai. Allora tocca a loro, ora tocca a voi. Cioè non è proprio che ci ispiriamo, però diciamo veniamo tutti dalla solita musica anni 70, Led Zeppelin, un po' quel genere lì, diciamo, un genere rock. Musica però non è facile, di facile distribuzione, però avete seguito e vi ascoltano in tanti. Sì, sì, sì. Benissimo, ragazzi, io vi lascio andare a riposare, vi siete appena esibiti, vi ringrazio per la vostra gentilezza, cortesia. Vi faccio i nostri migliori auguri come Radio Libre Italiana, anzi, se ci fate un saluto come Radio, appunto, vedi qui, Radio Libre Italiana, e poi ci potete rivedere l'intervista su YouTube e sul nostro canale Facebook. Chi lo fa il salutino? Tutti in coro. Un saluto a Radio Libre di Agliana dai Preda Rubia.
28 luglio 1976. Una sentenza della Corte Costituzionale sancisce la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private, purché a diffusione locale. Inizia l'era delle radio libere e finisce il monopolio della radio di Stato. In ogni parte d'Italia fioriscono centinaia di nuove emittenti che danno voce a una parte del paese tradizionalmente ignorata dalla grande emittenza.